Oggi rose con i bicchieri di plastica. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te, un nuovo video in cui fabbrichiamo dei fiori bellissimi. Oggi vi mostro come creare delle bellissime rose con dei bicchieri di plastica usati. Useremo della plastica compostabile, riciclabile, ma anche se questi bicchieri sono bicchieri di nuova generazione, non di meno di quelli di vecchia generazione possono essere riciclati, perché meno buttiamo nella spazzatura, meglio è. Ricordate, questo è il principio fondante del riciclo. E allora, prima di spostarci sul piano da lavoro, cliccate su iscriviti se non siete ancora iscritti al canale, schiacciate la campanella per non perdervi video futuri, venitemi a trovare su Facebook e Instagram Arte per Te, pennello bianco su fondo rosso, e cercatemi anche sugli altri due canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa. Dopo aver fatto tutte queste cose, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare le rose di plastica. Ed ecco l'occorrente per i nostri fiori con i bicchieri di plastica. Innanzitutto dei bicchieri di plastica, naturalmente questa non è plastica alla vecchia maniera, ma è plastica compostabile, quindi di mais e di provenienza differente, però sono tutti bicchieri che abbiamo usato nel corso delle festività appena passate, che ho messo da parte, ho lavato, riasciugato ed eccoli qui pronti per essere comunque riciclati. Della colla io uso un attaccatutto, un taglierino e un paio di forbici. Iniziamo subito. Ci occorreranno 4 bicchieri rossi. Iniziamo con il tagliare a 3 cm un bicchiere. Quindi stacchiamo questo lato dal bordo del bicchiere. Qui creiamo una serie di petali tondeggianti. Di questi ne faremo 2 e qui creeremo una serie di petali alti, anch'essi tondeggianti, che lasceremo tutti attaccati l'uno all'altro. E anche di questi ne faremo 2. Poi prendiamo un bicchiere e tagliamolo esattamente a metà. E questo tagliamolo a petali che non separeremo gli uni dagli altri. Poi facciamo anche dei pedalini molto piccoli. Quindi da un bicchiere verde tagliamo le foglie. E adesso assembliamo la nostra rosellina. Come prima cosa prendiamo i 4 petalini piccoli, arrotoliamoli e
mettiamo un bel po' di colla qui nel centro, lasciamoli andare, loro si apriranno dolcemente. Quindi prendiamo i petali che avevo tagliato col bicchiere a metà e sistemiamoli in maniera che vengano leggermente a scalare dal più grande verso il più piccolo. Più piccolo che comunque deve essere sempre più grande di quelli che abbiamo messo. Arrotoliamo, 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 schiacciamo ben bene, lasciamo andare. Quindi, e dopo aver incurvato il tutto ben bene, mettiamo della colla. Quindi prendiamo gli altri che avevamo ben tagliato tutti di fila uno accanto all'altro, arrotoliamoli, poniamoli uno accanto all'altro. Voilà. E posizioniamoli sulla colla. Quindi riempiamo l'ultimo giro esterno tutto di colla, inseriamo le foglie, i petalini così, schiacciando, facendo un po' di margine alla base e inserendoli uno accanto all'altro. Inserisco l'altro, inserendolo proprio così, in maniera da alternarsi, e poi tagliando un po' i petali all'occorrenza inserisco quella tra le spire della rosa, qualche altro petalino, facendolo agganciare con la colla del fondo o aggiungendo un po' di colla sulla base. Posizioniamo le foglie alla base, come vedete sulle foglie ho praticato questi taglietti. Ed ecco qui le nostre rose belle finite. Ora vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Che belle le nostre rose di plastica, non fanno proprio un gran figurone? Attaccate una accanto all'altro su un grande pannello verticale, viene un motivo aggettante floreale stupendo. E allora sbizzarrite la creatività, vi farò vedere molti altri di questi fiori con i bicchieri di carta nei prossimi video. Aspettateli e poi componeteli tutti insieme. Se il video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione, e noi ci vediamo sempre qua per un prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto. Alla prossima volta, ciao!